carta pescata per questa settimana è il 2 di denari e ricordo che quando lo stavo studiando tanti, tanti, tanti anni fa, vedevo sempre questa figura, questi due piatti sui quali si potevano mettere i pro e i contro di una scelta e quindi si soppesava. Quando usciva il 2 di denari mi triggeravo, facevo sempre questo gesto. Ad ogni modo, questa carta ci invita in modo importante a destreggiarci nelle nostre priorità, nelle nostre responsabilità, ma anche nei ruoli che quotidianamente ricopriamo nella società. Sei un padre, sei un lavoratore, sei un casalingo, oppure sei tutte queste cose messe insieme. Appunto, il tuo compito non è tanto quello di capire cosa sei, oppure di mandare avanti una strada a discapito dell'altra, ma devi bilanciare, 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 bilanciare e non bruciarti subito, perché ricordati che la linea di confine tra posso fare tutto e subito e da solo e il oh mio Dio morirò facendo tutto subito e solo è davvero sottile, è un attimo che ti bruci. Consiglio sempre quindi di priorizzare un po' le tue attività e capire che fondamentalmente quando sei troppo impegnato. Non sei troppo impegnato, porca miseria, non sei Elon Musk. Quindi stai semplicemente gestendo male le tue attività. Dividile in tre parti. La prima, quella importante, ciò che devi fare. Vedrai che in quest'ottica, cioè faccio solo quello che devo fare, rientrano due o tre attività. Dopo ci sono tutte le attività che puoi rimandare. Oppure tutte le attività delegabili. Se poi hai un problema a delegare qualcosa, lavora su quell'aspetto lì. Ricordati anche che nella gestione dei nostri appuntamenti, delle nostre attività, lavorare per sottrazione ci permette anche di far impennare la qualità di quello che stiamo facendo. Questo, amico mio, ci porta anche a riscoprire un'altra ricchezza incredibile, ovvero quella del tempo. Il tempo è probabilmente un bene dal valore inestimabile, più dei soldi, perché i soldi vanno e vengono. Il tempo va solo, quindi tu puoi avere un riscontro massimizzando la qualità di ciò che fai. E visto che quello del tempo è uno spaccato decisamente importante, anche se il seme è quello dei denari, io lavorerei sotto sotto con la domanda campione. Come posso gestire il mio tempo al meglio? Wow, questa è una domanda alla quale tengo tantissimo, perché, ripeto ancora una volta, tutto ciò che riguarda la gestione del tempo è per me importantissimo. Se questa domanda ti risuona, e soprattutto tutto ciò che ci siamo detti, puoi personalizzare la carta del giorno per mezzo del link che ti lascio nell'info box con il quale puoi leggere tutto sul 2 di denari, oppure provare a fare un tiraggio in base a come tu sai tirare i tarocchi rispondendo a questa domanda. Tanto domani arriverà comunque la mia apertura a supporto del 2 di denari. Figlio mio, ti abbraccio, tanti auguri, ci sentiamo domani, buon lunedì, fai pochi danni, ciao!